Che chiamo sul palco Francesca Daporto, prorettrice dell'Università di Padova con delega alla sostenibilità. L'Università di Padova fa parte dei quattro fondatori della fondazione, dei quattro soci della fondazione Goletta Lab e avrà un ruolo attivo all'interno di Goletta Cattolica. Certo, grazie. Un saluto a tutti e tutte. Ecco, vorrei dire prima di raccontarvi quello che significa per l'Università di Padova Goletta Lab, vorrei anch'io sottolineare l'importanza di questa grandissima collaborazione interistituzionale che sta alla base di questo progetto, che è stata raccontata un po' dagli interventi che mi hanno preceduto e da quelli poi che mi seguiranno. Vi voglio portare naturalmente un caloroso saluto da parte della rettrice, che ci teneva moltissimo oggi ad essere qui ma non ha potuto essere presente in persona per altri impegni istituzionali. E questa collaborazione interistituzionale perché è così importante? È importante perché oggi siamo di fronte a un bellissimo esempio di restauro e conservazione del nostro patrimonio culturale, però sappiamo che se vogliamo rendere queste operazioni di recupero del nostro patrimonio sostenibili, dobbiamo renderle una parte attiva delle politiche di sviluppo e del nostro sviluppo futuro. E questo è un esempio di questo tipo, perché devo dire che tutte le istituzioni che si sono messe assieme in quest'ambito, che coinvolge in maniera così importante la regione ma anche istituzioni a livello nazionale, ci dimostra come Goletta Lab oggi cominci una nuova vita, che è una vita indirizzata allo sviluppo della nostra regione e allo sviluppo di iniziative che possono avere una portata anche più ampia di quella della nostra regione. Cos'è, Goletta Lab per la nostra università? È il fulcro di un'attività veramente molto intensa e importante. Abbiamo già 5 progetti di ricerca europei che in realtà in qualche modo coinvolgono l'utilizzo di Goletta Lab, uno che è in fase di sottomissione, e abbiamo anche importanti investimenti all'interno delle nostre partecipazioni a partenariati estesi e centri nazionali del PNRR, che in qualche modo riguardano attività che saranno svolte all'interno di Goletta. I nostri ricercatori e i nostri professori, in particolar modo del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione, ma non solo, saranno attivi in maniera consistente nel fare tutte quelle attività di monitoraggio della qualità chimica e biologica dell'acqua, di cui abbiamo già sentito parlare, e anche tutte quelle attività di avvistamento della fauna e di controllo, insieme anche al centro di recupero che sta a terra della fauna di quest'area geografica, che sono di particolare importanza sia per indirizzare e monitorare quelle misure di conservazione della fauna che fanno parte delle politiche del parco, sia per valutare eventuali pericoli ed eventuali misure ulteriori da implementare per salvaguardare questo patrimonio e questa biodiversità incredibile che abbiamo qui. Quindi l'attività di ricerca è già partita, lo dimostrano il numero di progetti che abbiamo in corso, e Goletta Lab, Goletta Cattolica, sarà uno strumento fondamentale per svolgere queste attività. C'è anche un aspetto importante di formazione che è stato citato prima, in cui l'Università di Padova non sarà l'ente direttamente coinvolto, ma naturalmente aiuterà con i suoi contenuti a creare i contenuti di questa formazione. Quindi sia per gli studenti delle scuole, ma speriamo anche per un pubblico più ampio, che coinvolga magari i turisti o che coinvolga un pubblico generale, sarà possibile dare dei contenuti in merito alla salvaguardia ambientale e agli ecosistemi, che aiuteranno ad una maggiore consapevolezza e naturalmente ad una maggiore azione da parte di tutti nei confronti della salvaguardia del bene ambientale. Grazie. Ecco, questo ci tengo a dirlo, sarà l'attività che svolgeremo all'interno di Goletta, e per questo ringraziamo tutte le istituzioni che insieme a noi
hanno, diciamo, ci hanno consentito di arrivare sino a qui. Oggi per noi è un punto di partenza, stiamo per salpare, come abbiamo già sentito dire, e quindi è un giorno di festa ma anche di responsabilità nei confronti dell'attività che davvero dovremo svolgere all'interno di Goletta. Grazie. Grazie, dottoressa.